Amigos, ¿qué tal? Dopo aver visto la formazione del femminile spagnolo che vi metto nel box di informazioni qui sotto, oggi vediamo finalmente il plurale! Se la parola termina per vocale, si aggiunge semplicemente una S. Casa, casas. Chico, chicos. Se la parola invece termina per consonante, aggiungiamo E, S. Pan, panes. Cabrón, cabrones. Se invece la parola termina per Z o X, si toglie la Z e la X e si aggiunge chess, sinuches. Ma non è vero. Si pronuncia fes. Pez, peces. Juez, jueces. Tutte quelle parole invece che terminano per una vocale accentata aggiungono al plurale una ES, fatta eccezione per mamma, papà e sofà. Marroquí, marroquíes. Pepeños, adesso ricapitoliamo! Se una parola termina per vocale, il plurale si forma aggiungendo una S. Se invece termina per consonante, si forma aggiungendo ES. Se la parola invece finisce con Z o X, toglie la Z e la X e si aggiunge FES. Tutte quelle parole invece che terminano con vocale accentata la conservano ed aggiungono al plurale ES. Marroquí, marroquíes. Pepeños, vi lascio nel box informazioni qui sotto un testo sul Día de Muertos, il giorno dei morti, in Messico, perché lo fanno in un modo molto interessante. Lo scoprirete voi nell'esercizio qui sotto. Quello che dovrete fare è trovare tutte le parole plurali e dirmi come sarebbero al singolare. Potete consegnarmi l'esercizio nei commenti qui sotto o per messaggio privato tramite Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, ovunque. Io vi ricordo che sono qui ogni lunedì, giovedì e domenica, più in arrivo un sacco di grandissime sorprese Pepeños. Lascio un like se vi è piaciuto, condivido con gli amici per far crescere la community di Pepeños meravigliosa che abbiamo tantissimo. Iscriviti al canale se non lo sei. Hasta luego.